Cantante gospel Ella Armstrong, figlia mai riconosciuta di Louis Armstrong, uno dei più famosi musicisti jazz del XX secolo, sarà alla chiesa di San Domenico di Gubbio con il suo tour 2014 No More Slave Life for a Child. Con il tour la cantante vuole sostenere una raccolta fondi in aiuto dell'associazione Cesorea del Benin, che opera per la creazione di una casa di accoglienza per bambini di strada. Il concerto promosso dall'associazione Arte, Cultura e Dintorni ha visto l'adesione del Rotary Club e della locale associazione Amici della Musica. In apertura ci sarà l'esibizione dei giovani agubini dell'Angel Gospel Coro, diretto da Giovanni Bartolini. La serata però, su proposta proprio del Rotary Club, sosterrà anche l'ospedale di Sant'Ubaldo a Turalei, tra i più importanti presidi sanitari in Sud Sudan. Noi come associazione abbiamo visto nel proporre questo concerto sia l'opportunità di partecipare in maniera fattiva con la beneficenza, e sia di portare i ragazzi a avere una grossa visibilità con una grande artista. Su questo siamo stati supportati dal Rotary Club e dagli Amici della Musica, in particolar modo perché abbiamo collaborato, e quello che noi intendiamo fare non è solo praticamente questo evento, ma bensì portare visibilità ai giovani, non solo qui a Gubbio, ma fuori, in realtà più grandi. E l'obiettivo che abbiamo in mente è questo. Più abbiamo altri progetti che man mano che andremo avanti poi svilupperemo. Il Rotary ha voluto dare questa assistenza proprio per rinforzare questo legame con l'ospedale di Sant'Ubaldo a Turalei, e che grazie anche all'attività di promozione annuale sempre della signora Marcella Marcelli porta sempre alla ribalta l'importanza dello stare vicino a questo continente che ha bisogno assolutamente di essere promosso, di essere stimolato e di essere aiutato. Per sostenere da vicino anche quelli che sono gli obiettivi dell'associazione appena nata qui a Gubbio, Arte, Cultura e Dintorni. Fra gli obiettivi infatti anche quello di organizzare grandi eventi, gli obiettivi comuni tra gli Amici della Musica e la nuova associazione, quello di organizzare grandi eventi, possibilmente accompagnando questi grandi eventi con la presenza di giovani cubini. È un po' la sintesi del concerto che verrà presentato sabato in qualche modo. In un momento come la Pasqua, il gospel, tra l'altro, anche i contenuti non mancano a fianco alla musica e alla solidarietà e alla beneficenza. Questi soldi, voglio dire, per cosa sono serviti? 192 bambini che sono stati visitati, poi 61.000 sono stati vaccinati, sono oltre 32.000 le donne che dal personale preparato durante la gravidanza che sono state seguite, più 11.500 che hanno avuto un'ostetrica vicino per partorire. Sapete benissimo che laggiù il parto, una volta noi ci dicevano il parto porta il nome con sé, perché parecchi morivano, e laggiù è molto frequente che muoiano. E quindi sono 360 le persone, il personale di ostetrica e infermieri che hanno istruito per dare sostegno a questa gente. Quindi da Gubbio questo arriva, c'è questo concerto, se potete venitelo a vedere.